Com'è nata l'idea di intitolare un campo alla questione di Bartolomeo? No, è stata una giornata toccante nel ricordo di chi ha rappresentato il capitano di una Roma che per prima ha rotto il monopolio dei club del nord, una Roma vincente e di cui Iago, ripeto, era una massima espressione, ma qui sono venuti oggi anche per ricordarlo gli altri compagni. L'idea di intitolare a lui il campo della primavera è nata per innanzitutto riportare Agostino in quella che è la casa della Roma e sarà la casa della Roma del futuro, e per dare anche un segnale di continuità fra la Roma vincente del passato e la Roma del futuro rappresentata dai giovani, perché il rapporto fra i giovani e la Roma, i giovani calciatori e la Roma, è un rapporto che in futuro deve rappresentare una potenzialità per il club, non solo sotto il profilo strettamente sportivo, visto il buon lavoro che si fa nel settore giovanile, ma anche per quel legame che lega, come succede per Francesco, per Daniele, i giocatori della Roma al suo popolo, quel forte legame di emotività, di emozione popolare che solo la Roma riesce a creare. Ma la nuova proprietà sta cercando in qualche modo, come dire, di ripartire, se vogliamo usare questo termine, dalle radici storiche della Roma, si può dire anche questo? Ma il collegamento con la storia è la forza di ogni popolo, direi, quindi la storia rappresenta la continuità e la memoria di ogni popolo. Per noi innanzitutto è un momento importante per chi, come ripeto, in passato ha rappresentato una Roma vincente, forte, e a quello dobbiamo ispirarci, speriamo di riuscirci, ma ce la metteremo tutti. Insomma. Secondo, poi ripartiamo dalle strutture, perché un club forte deve avere strutture efficienti, quindi il rinnovamento di Trigoria è partito con un primo passo, adesso proseguirà, e soprattutto poi vorremmo lo stadio, che rappresenta un pilastro fondamentale di quella strategia, non dei nuovi proprietari come dice Franco, ma dei custodi della Roma. Grazie. Grazie.